Grazie. È un grande Polifuro, grazie. Buonasera. Grazie. Cosa c'è? Bello, di cosa stavate parlando? Parlavate di musica in che senso? Nel senso, la canzone con cui gli Stato Sociale hanno vinto Sanremo. Sì, strameritatamente. No, vabbè, con quella canzone. Di fatto. È come vinto, se, dai, come con una se. Canzone, tu vai a Sanremo con una canzone dove canti una vecchia che balla. Sì, è un'espressione forte. Cioè, perché? Ma ancora più forte è... Nessuno che rompe i... Sì, no, perché siamo Italia 1. No, lo dicevano voi due, Grazie. C'era proprio... Vi hanno riconosciuto. Siamo qui in rappresentanza del genere. È tutto vero. Perché? Sì. Perché il problema di oggi è proprio questo. Cioè, il politically correct. Ah. Cioè, non si può più dire nulla. No, non si vecchia neanche più. Cioè, io l'altro giorno accompagnavo mia figlia a scuola. Sì. Amore... Saluta il bidello. Cosa stai dicendo? Come cosa stai dicendo? Bidello. Come si chiama? Non si chiama più. Operatore scolastico. È vero. Certo. Certo. Anche il ladro, guarda, chiamarlo ladro. Cioè, pure. Trovi un ladro in casa. Dici, lui si offende, arrabbia tantissimo. Sì? Si dice? Diversamente onesto. Ah, non operatore di casa, eh? Molto diversamente. Allora, nel mio supermercato, io dove vado al supermercato? La cassiera del supermercato non la chiamano cassiera. Chiama. Neanche la cassiera. No. Come la chiamano? Hostess di casa. Ma dove va al supermercato lei? Ma come no? Sì. Indica anche le uscite di sicurezza. Sì, quando apre la cassa 4 poteva accomodarvi alla cassa 4. Seguite il corridoio del corsivo. Anche il supermercato. Allora, in questo clima di terrore, cioè il politica ricorda, cioè la tua canzone... È tremenda. Non ha cittadinanza. Non è possibile. Cioè, hai fatto un'impresa, avete fatto un'impresa straordinaria. Poi a Sanremo, cioè, sono lusingato. Ci sono delle canzoni che non sarebbero diventate grandi successi. Ma tipo? Tipo... microfono. Ma come microfono? Sì, casualmente c'era lì un microfono. Come tu pensi? Allora, gli stadio, grande pezzo degli stadio. Sì, okay, sì. Sentiamo, vai. Vabbè. Grande film. Certo. Vabbè, scritto da Dario, forse. Sì, no, bellissimo. Grande figlio di... No! Come no? Donnina che fa il lavoro più vecchio del mondo! Ma non ci stava bene! Più o meno in mente che ce la Scusa, questa cosa non tiene la metrica, non può funzionare. La scorrettezza dà la metrica, il politico ricordo non dà la metrica. Ho capito, ma non è musicale. Non sarebbe diventata la canzone che è diventata. No, assolutamente. Pino Daniele. So già dove vuole andare a parlare. Vabbè. I so pazzo. Se si indossa nervatura metto tutto in bacio. I so pazzo. Niente male. Iso pazzo! Ci siamo! Voglio sapere! Non ci scassate l'organo riproduttivo genitale maschile! No! Non entra! Lo senti che non entra? No! Ma non c'è più poesia così! Esatto! Iva Zanicchi! Io sono con lodo! Iva Zanicchi, cosa vuoi dire? Iva Zanicchi! Vai! Vabbè, qui cosa c'è che non va? Prendi questa mano! Prendi questa mano! Zingara! No, questa zingara! Ti arrabbi, adesso tutti! Allora, facciamo così, parti tu e la completo io. Sì, va bene. Va bene. Di nuovo. Proviamo. Grazie. Prendi questa mano, signora di comunità nomade. Dimmi pure che tu stimino avrò. Un popolo antico, neanche zingara. Sono le tradizioni importanti, ma perché? Ma allora guarda, Vasco non avrebbe potuto farne una. Vasco neanche la prima strofa. Vasco non saliva sul palco. C'è Vasco. Neanche non sarebbe esistito Vasco. Vasco è già del jazz, capito? Rewind di Vasco. Rewind. Gran pezzo però. Le braccia, la voce c'è. Le braccia intorno al collo e baciarti. Baciarti col tuo consenso però. Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il Rewind. Liberatore ha firmato, davanti al mio avvocato. Certo. Ammetti che poi si sveglia. E poi... Va, 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 va. Fammi gongolare di una sensazione ormonale piacevole. Vabbè, però non è uguale. Vai, vai,
capito? Non entra! No, non entra. È un lavoro importante per i logopedisti della musica italiana. Molto importantissimo. O i logopedisti! Vasco? Sì. Vasco si autocensura. Quando? Cioè, Vasco, quando ha scritto Sally? Quando va all'edicola si autocensura. Quando ha scritto Sally, Sally lui ha visto questa ragazza meravigliosa e voleva fare un complimento. Cioè? L'ha vista camminare per strada, quindi fare... Non l'ho mai vista così sta canzone, mi faccia capire. Paolo, Paolo vieni. Okay. Ciao. Una a caso. Ciao Giulia, a testa alta, grazie. Sì. Secondo me ne faceva tre di Sally se avesse visto Paola. Allora, e nessuna triste, tra l'altro. Allora, esatto. No, mettiti qua. Allora, appena parte la musica, tu continua a camminare come se fossi Sally, ok? Vasco ti vede per strada, ok? Pronti? Vai. Oh, c'è Sally! Vabbè. Barabara. Hai dell'imbarazzo, ma... Noi in vacanza, una signora molto matura che parla. Niente di nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso. Qui. Nessuno che si accanisce su quelle parti dove non batte il sole. Vai! La faccio anch'io. Nessuno che si accanisce su quelle parti dove non batte il sole. Vai! Nessuno che si accanisce su quelle parti dove non batte il sole. Gli Stato,